In questi ultimi anni i mass media hanno denigrato la figura del complottista. Ma cos'è un complottista? Semplicemente una persona che nel corso della sua ricerca della verità si imbatte in questioni delicate e scottanti, tenute segrete dai governi mondiali. Che esistano delle cospirazioni, questo è certo, sono sempre esistite, così come sono sempre esistite società segrete e persone senza scrupoli, accecate dal dio denaro e dalla folle ambizione di dominare il mondo. D'altro canto, non tutti i complotti sono reali, ma alcuni sì. Vediamo quali. Sapete cosa accomuna la guerra di indipendenza americana con la rivoluzione francese, i moti dell'Ottocento e l'unità d'Italia? La massoneria. Si tratta di una società segreta, le cui origini si perdono con la nascita della civiltà. Nel passato agiva all'ombra delle grandi monarchie, con lo scopo di rovesciarle e conquistare il potere delle nazioni. Nel corso dei secoli, con grande costanza, riuscì nel suo intento. Il 4 luglio 1776 venne firmata la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America. Poco dopo la fine della guerra, il massone George Washington divenne anche presidente, il primo presidente d'America. Molti presidenti dopo di lui saranno anch'essi massoni. Pochi anni dopo, nel 1789, scoppiò la Rivoluzione francese. Anche in questo caso, i borghesi a capo della rivolta erano massoni, così come lo sarà poco tempo dopo anche Napoleone Bonaparte. La massoneria continuò ad agire nell'ombra anche nel corso dell'Ottocento. Nel 1861 il gran maestro massone Giuseppe Garibaldi e i massoni del Regno Sabaudo, tra cui Camillo Benso, Conte di Cavour e Mazzini, combatterono per l'indipendenza italiana dagli austriaci e dai Borboni di origine spagnola. Anche l'unità d'Italia fu un progetto massonico. Oggigiorno la massoneria è al potere un po' ovunque nel mondo e probabilmente anche tra le mura del Vaticano. Esistono moltissime logge massoniche che farebbero capo a un unico vertice mondiale, un governo ombra che ha molto a che vedere con gli Illuminati. Per molti queste sono solo fantasie, ignorando che si tratti proprio di storia. Esistono dei gruppi di potere molto forti e occulti, in quanto operano in una segretezza che poco ha a che fare con la democrazia. Basti pensare al Bilderberg Group. Si tratta di una grande assemblea che avviene a porte chiuse, in luoghi sempre diversi, alla quale partecipano di anno in anno i veri padroni del mondo, banchieri, economisti, gente di rilievo in diversi ambiti della politica, ma anche dello spettacolo. Nessun giornalista è stato mai invitato a presenziare alle riunioni di questo gruppo, e già questo dovrebbe farci insospettire, in quanto, da quel che si sa, i membri del Bilderberg si ritrovano proprio per decidere del nostro futuro, del destino delle nazioni. Se vi sembra inverosimile, rimarrete scioccati allora nell'apprendere dell'esistenza del Bohemian Club. Ogni anno a luglio il vertice del governo ombra si incontra in un bosco in California per mascherarsi e compiere dei rituali in nome del dio Moloch, una grande statua di pietra alta una decina di metri, raffigurante un gufo. Il giornalista investigativo Alex Jones, anni fa, una sera, si intrufolò nel bosco e riuscì a spiare un rituale segreto. Nel video che realizzò e che diffuse in internet, si vedono i sacerdoti del Bohemian Club gettare nel fuoco qualcosa che emette un urlo straziante. È strano e inquietante pensare che quelle stesse persone, il giorno dopo, si tolgono il cappuccio per tornare alle loro famiglie, ai loro figli, a una vita apparentemente normale. Ed è ancora più raccapricciante pensare che il nostro futuro, il futuro dei popoli, ignari di tutto questo, è nelle mani di questi satanisti, adoratori di un dio assetato di sangue, adorato migliaia di anni fa in Mesopotamia. E se pensate che questo non vi riguardi, dovete sapere che tra i membri del Bohemian Club vi sono state e vi sono persone ben note, quali David Rockefeller, Henry Kissinger, Dwight Eisenhower, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush Senior e Junior, Colin Powell, Tony Blair, Arnold Schwarzenegger e perfino Bono degli U2. Vi sembra tutto normale? A noi no. Anni fa, chi parlava del nuovo ordine mondiale veniva preso per pazzo. È sempre più evidente che la volontà di questa elite al potere è quella di giungere a un governo unico mondiale e lentamente ci stanno riuscendo.
anche a scapito della salute e del benessere dei cittadini. Secondo quanto scritto nei fantomatici protocolli di Sion, spesso fatti passare per falsi, l'agenda del nuovo ordine mondiale prevedeva, già a partire dai primi del Novecento, un impoverimento culturale delle masse, perché un popolo ignorante è meglio governabile di un popolo istruito, che sarebbe culminato con una crisi globale, utile a impoverire la popolazione e a far arricchire certe grandi multinazionali, certe corporation. Per caso vi è familiare tutto questo? Nel mentre, non dimentichiamoci che tra i vari segreti governativi vi è anche quello sugli UFO. Di recente il governo statunitense ha declassato dei file e ha accertato l'autenticità di alcuni pochi video. Già è qualcosa, ma attendiamo ancora che ci dicano la verità. Qualche esponente del governo ogni tanto si sbilancia e regala alle masse qualche rivelazione scottante. Ma quando si domanda di UFO a politici e presidenti, la risposta è sempre la stessa. No comment. Sperando di aver aperto gli occhi di qualcuno, di aver suscitato in qualcuno un certo risveglio, vi lascio con una citazione del filosofo britannico Thomas Hobbes, che mi auguro vi faccia riflettere ulteriormente sui fatti qui esposti. Il sapere è potere. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence. Molte delle cose dette nel corso di questa puntata le potete trovare tra le pagine del mio secondo libro, La ricerca della pietra filosofale, Eremon Edizioni. Se volete saperne di più, potete anche leggere Il segreto più nascosto di David Icke, molto accurato e ricco di informazioni, un libro che potrebbe cambiarvi la vita, così come potrebbe cambiarvela L'altra Europa, miti, congiure ed enigmi all'ombra dell'unificazione europea, di Paolo Rumor, Giorgio Galli e Loris Bagnara. Leggendo questo libro potrete imparare qualcosa di più sui protocolli di Sion e sui piani dell'elite globale. Potrei indicarvi molti altri libri utili ad approfondire questi temi, ma per questione di spazio mi limiterò a un classico, Il lato oscuro del nuovo ordine mondiale di Marcello Pamio, che, proprio perché è scritto nel 2009, oggi lo potremmo definire quasi profetico.